oggi è il giorno dopo, ovviamente, come potete vedere anche da come sono vestita. E volevo però farvi vedere quello che abbiamo comprato, insomma. Vi spiego un attimino dov'era. Praticamente Choco Tuscia è un evento, diciamo un evento, chiamiamo l'evento, simile all'Euro Chocolate di Perugia, solamente in versione molto più piccola. È alla sua 12ª edizione e viene fatto a Viterbo, in piazza San Lorenzo, all'interno del chiostro del Palazzo dei Papi, mi pare. Comunque vi lascio il link qui sotto, di Facebook riguardo all'evento, se per caso volete andarci a dare un'occhiata, perché c'è stato questo fine settimana e c'è anche il prossimo fine settimana. Noi siamo andati solamente di pomeriggio, 2 orette, diciamo, giusto così per dare un'occhiata, però effettivamente secondo me è molto meglio andarci dalla mattina perché fanno anche laboratori didattici per i bambini, li fanno cucinare, li fanno dipingere con i colori fatti con il cioccolato, ovviamente a pagamento, e poi invece ci sono gli stand gli stand che sono invece gratuiti, diciamo, dove ci sono appunto i venditori di cioccolato artigianale e di altre cose comunque sempre artigianali, generali, diciamo, ci sono creme, c'è la pasta, oltre al cioccolato stesso. Adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, innanzitutto vi faccio vedere subito questa. Vi faccio vedere subito il bottino dei miei figli, che è stato di questo. Queste sono delle caramelle. C'era uno stand, come avete pure visto dalle immagini che vi ho messo prima, uno stand di caramelle fantastico, tutto colorato. Sembrava veramente di stare in un cartone, in un film. E niente, questa mia figlia ha voluto prendere questi, che a lei piacciono tantissimo. Io con le caramelle non ce faccio tantissimo. Mio figlio ha voluto prendere i denti, i vermetti e le Coca-Cole giganti. E Aurora invece ha preso questo mix di ciucci, orsetti e vermetti colorati. Insomma, questo è il bottino dei miei figli. Poi abbiamo preso cioccolato. Allora, come cioccolato c'era una bancarella bellissima dove c'erano anche delle creazioni fatte interamente di cioccolato, dove erano riprodotti animali, viti, bulloni, eccetera. E c'erano praticamente due riproduzioni di questo, che visto il periodo di Halloween che sta arrivando, l'ho voluto prendere. Ce n'erano due, l'ho preso uno per noi e uno per una coppia di amici. Guardate che figo, che è fatto perfettamente bene. Non so se mette a fuoco la cosa qua. È fatto benissimo qui sopra con i pipistrelli, cioè veramente fatto molto molto bene. Ma poi profuma di cioccolato fondente, ovviamente dentro è vuoto. E questo lo terrò da parte per la serata di Halloween, così glielo faccio mangiare. E un altro, come vi ho detto, l'abbiamo preso per un amico di mio figlio. E poi abbiamo preso, mio figlio ha voluto questa, che è una bomba, sempre dallo stesso stand, una bomba fatta interamente di cioccolato. Queste sono le cose sue, le manine sue. E poi abbiamo preso altro cioccolato, di quello diciamo che te lo spezzano, non quello già cosato, già spezzato, diciamo, non la tavoletta, vedete? Fatto così. Abbiamo preso il cremino, che ai miei figli è piaciuto tantissimo, infatti era buonissimo, e un pezzo con il peperoncino, un pezzo al cioccolato fondente al 100% che mangerà mio marito perché a me non mi piace. E due pezzi al latte, due pezzi fondente che dividerà mia figlia con una sua amica, che quando ha saputo che andavamo al coso del cioccolato, ovviamente gli ha detto prendimi il cioccolato. E poi il signore ci ha regalato anche queste palline qua, che sono 3 palline fatte di riso soffiato e cioccolato fondente, e una 3 al fondente e una al rum per mio marito, che è un amante del rum. Sono
sempre cioccolato fondente, quindi è un tipo di cioccolato, è un tipo di snacchino che anche che adesso stiamo seguendo un po' un'alimentazione, possiamo mangiare dopo cena. E questo era il cioccolato. Poi mio marito ha voluto comprare anche questi, che sono poi mio marito ha voluto comprare anche due pacchi di pasta di questa azienda che io sinceramente non mi ricordavo, non mi ricordavo che la conoscevo. Si è ricordato mio marito quando l'ha visto, perché mi ha detto questa era l'azienda, la pasta che tuo padre cercava in continuazione perché era buonissima, ed è la Senatore Cappelli. Allora, la signora di questa azienda, diciamo, ci ha spiegato che questa tipologia di pasta è molto complicato trovarla perché è fatta solamente con una farina certificata, e questa farina certificata è anche complicato farla certificare, tirarla su, da quello che ho capito. Quindi è 100% di grano italiano, macinata a pietra, trafilata al bronzo, viene fatta a, eccola qua, l'azienda agricola, le forre del Treia, scusate, via Castel Sant'Elia, Civita Castellana. Quindi comunque rimane sempre nella zona della Tuscia dove abito io. E abbiamo preso i paccheri, appunto, e questi qui che io non mi ricordo come si chiamano, intrecci, li chiama intrecci, e questi, diciamo, ce li teniamo per il pranzo del sabato, perché è l'unico pranzo che facciamo insieme io e mio marito. Tutte le altre volte io sono da sola. Oddio, si è rotta. Vabbè, mo la risistemo. E niente, e questo è tutto quello che abbiamo preso ieri a questo evento, diciamo. Ci è piaciuto, ci è molto piaciuto. Peccato che era un pochino piccolino, però ci siamo accontentati. Dopo siamo andati comunque a Viterbo a fare le scarpe ai miei figli, quindi comunque non abbiamo perso poi tempo. E niente, io vi saluto. Fatemi sapere se conoscevate questa azienda, perché io sinceramente non me la ricordavo. Quindi niente, io vi saluto. Se decidete di andarci, fatemi sapere. Fatemi pure sapere se ci andate, come vi siete trovati, se vi è piaciuto. E vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!